È iniziata una nuova settimana, l'ultima settimana di ferie, di vacanza per quelli che sono i tesserati della Juve. Poi saranno attesi alla Continassa per iniziare il ritiro e preparare la prossima stagione. Sono molto curioso, devo dire la verità, di capire come si svilupperà questa estate bianconera, perché ci sono delle aspettative che, secondo me, sono ballerine, diciamo così. Sono davvero... non mi viene un altro termine se non curioso di capire come si evolverà la Juventus, quali saranno gli obiettivi di mercato della Juve, se ci sarà un mercato della Juve e quali saranno le dichiarazioni dell'allenatore, perché non dimentichiamoci che Allegri mai come in questo momento si ritrova a spalle al muro contro una tifoseria che per la maggior parte voleva un cambio in panchina, io stesso in primis, contro una dirigenza che in più di un'occasione abbiamo detto forse c'è qualcosa che non va, e abbiamo anche parlato di spogliatoio. Quindi sarà molto interessante cercare di capire come si evolverà, quali saranno le prime dichiarazioni, e vedremo, soprattutto, secondo me la cosa più importante è capire se tornerà fuori ancora il discorso relativo allo scudetto. Non dimentichiamoci che nelle due stagioni passate, quindi il ritorno di Allegri in panchina e pure lo scorso anno, lo scudetto era stato messo in primo piano proprio dall'allenatore con le dichiarazioni, dicendo che era un obiettivo da raggiungere, e invece poi sul finale di stagione si diceva sempre di guardare all'anno successivo. Ora siamo al terzo anno e vedremo se queste dichiarazioni continueranno oppure no. Ci sono delle cessioni che la Juventus mette in conto, e Nico Schira ci fa sapere che in caso di cessione di Vlahovic la Juventus andrà su un profilo come quello di Højlund dell'Atalanta o di David del Lille. Io non conosco il secondo, conosco bene il primo, l'abbiamo visto in questa stagione in Serie A, fatto molto bene con la maglia dell'Atalanta. Comunque si cercano degli attaccanti bravi ad attaccare la profondità. Però allora qua mi viene da domandarmi: se c'è già Vlahovic e Vlahovic non è stato ritenuto all'altezza per caratteristiche per essere la prima punta ideale per Massimiliano Allegri, allora che senso andare a cercare un attaccante che comunque vada ad attaccare la profondità? Attenzione, non significa che sia necessario cercare un giocatore soltanto bravo a spalla alla porta. È ovvio che ci sono dei giocatori completi in attacco che sono bravi a giocare a spalla alla porta e attaccare la profondità. Vlahovic un po' difetta del gioco spalla alla porta, è un giocatore che invece quando va incontro e apre di prima, secondo me è molto bravo. Quando invece deve tenere fisicamente un avversario già piantato lì, fa decisamente più fatica, l'abbiamo visto tante volte. Quindi delle due mi piacerebbe un giocatore o completo, e Højlund non mi sembra ancora il profilo di giocatore completo per come intende Massimiliano Allegri il centravanti, oppure semplicemente un giocatore più abile spalla alla porta, che sappia giocare di sponda, far salire la squadra, guadagnare metri, guadagnare falli e quindi delle occasioni potenziali come i calci piazzati, perché l'abbiamo visto nelle ultime due stagioni dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, le occasioni da gol più nitide per la Juventus sono calci d'angolo o calcio di punizione. Quindi un attaccante stile Giroud per caratteristiche, che secondo me è il più ideale per quello che chiede Allegri al centravanti, o almeno nelle ultime due stagioni. Poi è ovvio che se arriva un giocatore, un Benzema o un Lewandowski, come mi hanno fatto notare su Twitter, sono ovviamente profili idonei, ma ci mancherebbe altro. Però quelli sono giocatori completi, sono dei fenomeni, è inutile cercare un'altra parola, sono dei fenomeni. E dato che la Juventus quest'anno non farà un mercato orientato su quei nomi lì, perché banalmente non c'è la possibilità di farlo e non ci sono neanche le ambizioni sportive per farlo, perché non prendiamoci in giro, in questo momento ai giocatori offri o un progetto sportivo che possa vincere ad alti livelli, a quei giocatori li intendo, oppure dei contratti milionari, multimilionari, però per questo rivolgersi all'Arabia Saudita come abbiamo visto. Oggi la Juve non è in condizione di offrire nessuno delle due e quei nomi lì non fanno parte delle ricerche della Juve. Poi se ci mettiamo che Benzema è già andato proprio là, Lewandowski ha rifiutato tantissimi soldi per venire al Barcellona, Higuain non gioca più, insomma, quali sono quelli lì i nomi dei giocatori completi ad alto livello, bravi a fare tutto, con già una carriera alle spalle, giocatori pensanti, giocatori come li cerca Massimiliano Allegri. Oggi Tutto Sport in prima pagina titola: la Juventus cerca un Dybala, la ricerca del trequartista per Massimiliano Allegri. Prima di entrare in questo argomento, che sarà abbastanza spinoso e complicato da affrontare, voglio fare un passo indietro, perché sotto tutti i video, davvero tutti i video, e dato che mi leggo sempre tutti i commenti, c'è scritto sì, questo giocatore, sì, questo dirigente, sì, questa operazione, però l'allenatore, l'allenatore, l'allenatore. Ragazzi, io più di dirvi che secondo me il tempo di Massimiliano Allegri alla Juventus era finito e che era necessario un cambio in panchina, non so cosa farci. Ai piani alti hanno deciso di proseguire, non credo per una ragione meritocratica, credo più per una ragione economica. Abbiamo monitorato la situazione che portava l'Arabia Saudita, ora leggevo qualche tweet, non so se è veritiero, ma immagino di sì. Tutte le squadre in Arabia hanno trovato l'allenatore, quelle che
andavano a cercare allenatori a fior fiore di quattrini. Quindi questo capitolo è chiuso. Allegri sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo. Io concordo sul fatto che fosse necessario un cambiamento a livello di approccio e a livello anche probabilmente per evitare quest'aria un po' stantia, perché secondo me c'è bisogno di un po' di entusiasmo in più per il tifoso della Juventus, che viene da annate molto molto complicate. L'entusiasmo lo ritrovavi semplicemente con un progetto tecnico differente rispetto a quello che negli ultimi due anni ha portato zero trofei, soltanto qualificazioni alla Champions League, perché non dimentichiamoci che comunque in campo anche quest'anno la Juventus si era qualificata, ed eliminazioni deludenti proprio dall'Europa, finali perse di coppe nazionali oppure semifinali perse non giocando minimamente la partita, non approcciandola nemmeno. Quindi sicuramente dal punto di vista sportivo ultimi due anni male, malissimo, e questo ti porta a pensare che era necessario un cambio in panchina anche per queste motivazioni. Non hanno voluto farlo. Io, ragazzi, concordo con voi, però trovo anche inutile ribadirlo sotto ogni video. Poi sono tutti concetti che si intrecciano tra di loro, però mi piacerebbe di più un commento costruttivo direttamente inerente a quelle che sono le informazioni che vengono strutturate. Poi io ripeto, sono d'accordo, credo che fosse necessario, doveroso un cambio in panchina. Non l'hanno voluto fare, costava troppo, non ci sono stati presupposti. Che vi posso dire? L'unica protesta che può fare il tifoso della Juventus, protesta tra virgolette, se uno non è interessato a seguire quello che ha da offrire la Juventus su questa stagione, che non lo faccia. Io comunque, nonostante tutte queste cose, sono interessato per passione e per lavoro, e sarò qui a raccontarvi tutto quello che accadrà all'interno di questa stagione. Ripeto, sono curioso di capire che cosa succederà, perché i presupposti sono particolari. E poi è ovvio che quando inizi a leggere anche notizie come quelle, e credo che questa di Tutto Sport possa essere una vera e propria notizia, la Juve cerca un Dybala. Ne parlavamo ieri. La Juventus allontana Dybala perché a livello di progetto tecnico, e qua secondo me per forza di cose bisogna tirare in ballo l'allenatore, perché il progetto tecnico nasce da un'esigenza, di una volontà. Non rinnovo Dybala perché voglio giocare 4-3-3, legittimo, sacrosanto. Prendi Di Maria e non giochi 4-3-3 e giochi 3-5-2, anche quando poi tutti i giocatori erano arrivati a disposizione. Quindi quella probabilmente non era diventata più una necessità dettata dagli infortuni e le condizioni fisiche, ma una certezza acquisita col tempo che aveva portato dei risultati migliori rispetto a quelli disastrosi di inizio anno. Si è provato a giocare 3-4-3, si è provato a giocare 4-3-3, poi secondo me si è stati un po' pigri. Si è fatto così, non ha funzionato le prime due volte, messo da parte il 3-5-2, più garanzie, perfetto, ripartiamo da lì. E attenzione, secondo me ci sono dei giocatori determinanti per la Juventus, e sono due principalmente, che sono Bremer e Kostic, che si trovano molto meglio in una difesa a tre. Perché poi Danilo, è vero che il braccetto di destra lo fa meglio, ma Danilo può fare anche il centrale di difesa nella difesa a quattro. Proprio con Bremer magari, quella può essere una struttura, assolutamente. Però a me pare di capire che Allegri abbia trovato più garanzie nella difesa 3 e nel 3-5-2 piuttosto che nel 3-4-3, per garantirsi appunto la difesa 3 con Bremer, Danilo e soprattutto Kostic nelle loro posizioni più favorite, non lo so, come per trovare una sorta di comfort zone in questi giocatori, e soprattutto il centrocampo a 3, che mi sembra un po' la chiave di volta del discorso. Nel 4-3-3 potresti avere il centrocampo a 3, sì, però poi Kostic non è suo agio, né come esterno alto né come esterno basso. Per il momento ci si può lavorare, certo, ma bisogna essere meno pigri in questa cosa qua. Quello che dicevo prima, provi il 4-3-3, non funziona, lo accantono. Provi il 3-4-3, non funziona, lo accantono. Ma non funziona così, però mia opinione personale. È in Bremer, che ripeto, può essere quello un po' più riciclabile. Secondo me è Kostic il giocatore che stona un po' nel 4-3-3. E nel 3-4-3 avevamo visto che Kostic e Chiesa si pestavano un po' troppo i piedi, e tante volte eri costretto a mettere Chiesa a destra, che poi si abbassava fino a per farla a mezzala, fino a per diventare un 3-5-2 con Chiesa a centrocampo. E allora lì non stava funzionando probabilmente troppo bene. E la Juventus cerca un 10, un trequartista. Ieri parlavamo di Berardi, vi dicevo, se prendi Berardi e lo metti lì, sì, lo puoi mettere, però allora ha molto più senso giocare 4-3-3. Però perché l'anno scorso dai via Dybala per passare al 4-3-3 e poi non insisti su quella cosa? Quest'anno cedi Di Maria e ricerchi un numero 10. Allora c'è qualcosa che non va proprio di principio nelle scelte che vengono fatte, perché un conto è sbagliare un modulo, sbagliare una sostituzione, sbagliare un cambio, quelli sono errori e non è un problema. Però quando poi sbagli proprio le idee, la progettazione, significa che
che c'è qualcosa che non va, che non stai ragionando in maniera lucida e coerente. Ripeto, la volontà di non rinnovare Dybala per prendere Maria è sacrosanta, ci sta. Però poi vuol dire che hai accantonato definitivamente quella tua volontà e sei andato a chiedere a Di Maria di fare il Dybala. Puoi anche prendere Berardi, ma stai chiedendo a Berardi di fare il Dybala. E per anni siamo stati qua a dire, sì, ma un giocatore come Dybala è un equivoco tattico, perché vuoi giocare 4-3-3 e non lo puoi fare con Dybala, perché non è un esterno. Allora Di Maria non è un trequartista o una seconda punta. Lo può fare, certo, per caratteristiche, ma non lo è. E io mi ricordo l'anno scorso, che quando facevamo un po' l'ipotesi del 4-3-3, vi dicevo, attenzione però, perché secondo me Di Maria potrebbe giocare anche in appoggio a Vlahovic. Io mi ipotizzavo un 4-2-3-1 con Di Maria seconda punta, alla fine è stato un 3-5-2 con Di Maria seconda punta, ma la posizione di Di Maria nella mia testa l'avevo azzeccata, perché so come ragiona Allegri, a lui piace un giocatore lì, con quelle caratteristiche lì. Però Di Maria non è quello, come Berardi non è quello, come Zaniolo non è quello, sono tutti giocatori che preferiscono partire da largo, a differenza di Dybala, che invece era quello. Secondo me questa è la chiave un po' del riscatto di Milik e della scelta di Milik. Milik è un giocatore bravissimo a giocare in quella posizione lì. L'anno scorso Milik ha fatto un po' il Mandzukic, un po' il Dybala, se dobbiamo fare dei paragoni con quelli che sono stati i giocatori del passato delle Juventus di Allegri. Perché era un giocatore di lotta come Mandzukic e un giocatore che giocava a tre linee come Dybala. Ed era un giocatore che aveva molta più pulizia e negli appoggi, nei passaggi, nel giocare spalla alla porta, nell'andare a prendere palle sulla tre quarti rispetto a Dusan Vlahovic. Per quello che vi dico, allora, se cedo Vlahovic, piuttosto, dato che so che c'è Massimiliano Allegri in panchina, prendo un giocatore con caratteristiche differenti, in modo da poter generare un vantaggio nelle caratteristiche del giocatore che vado a posizionare lì, davanti a tutti, in modo che possano beneficiarne magari Chiesa, che potrebbe giocare sotto punta, magari Milik, magari Moise Kean, che è già bravo di per sé ad attaccare la profondità, quindi vado a prendere un giocatore con caratteristiche diverse, perché un vero e proprio centravanti abile a giocare spalla alla porta, in questo momento la Juventus non c'è, per come lo intende Allegri e per quello che ha richiesto Allegri. Qualcuno mi faceva notare anche Morata. Sì, ma ragazzi, Morata ha fatto bene nell'Allegri 1.0. L'anno scorso, quando Morata è stato utilizzato come centravanti, fino all'arrivo di Dusan Vlahovic, ha fatto fatica. E guarda caso dov'è che avevano trovato l'equilibrio migliore della Juventus del primo anno dell'Allegri 2.0, nel finale, quando mettevi Dybala e Morata ai lati di Vlahovic e chiedevi a Dybala di fare qualcosa che non poteva fare. Quindi lì l'idea di giocare 4-3-3 c'era, va bene, perfetto. Però poi l'ha accantonata, nuovamente. Perché? Perché era una roba un po' troppo pigra. E attenzione, se giochi 4-3-3 con Dybala e Morata e giochi 4-3-3 con Chiesa e Di Maria, è diverso. Alcuni sono esterni, alcuni sono attaccanti. Devi anche cercare di dosarle un po' queste cose qui. Quindi dove stiamo andando? Secondo me è direzione 3-5-2. E quindi è logico, sacrosanto, cercare un numero 10. Però tu numero 10, chi faceva il caso tuo un anno fa, gli hai detto no grazie, cerco un altro. E oggi si legge questa voce, che secondo me è una puttanata pazzesca, di un ipotetico contatto tra Dybala e la Juventus. Ragazzi, sarebbe un disastro su tutta la linea, da fare come gli struzzi che metta la testa sotto la sabbia, per non farsi più vedere in faccia. Io sono assolutamente un amante, un estimatore di Paolo Dybala, del suo mancino, delle sue giocate, della sua storia alla Juventus. L'avrei rinnovato quando hanno deciso di non rinnovarlo e oggi non lo riprenderei, perché non avrebbe il minimo senso logico dal punto di vista della programmazione e dal punto di vista della coerenza. Aggiungo che giocatori con le caratteristiche di Dybala in giro comunque ce ne sono, vanno scovati, valorizzati, gestiti, va investito del tempo e del denaro su questi giocatori e vanno aspettati. Se invece la volontà è di prendere un giocatore più pronto, se vai a prendere Dybala, comunque secondo me fai una figuraccia. Per quanto lo ritenga giocatore giusto, perché abbiamo visto anche una sorta di intesa naturale con Vlahovic. Se vuoi giocare 3-5-2 lo vuoi mettere lì, ragazzi, senza girarci troppo intorno, ha più senso avere Dybala che Chiesa in rosa. Però questa era una roba che dovevi mettere in preventivo anche l'anno scorso, perché Chiesa nel 3-5-2, dove lo metti, lo penalizzi con i compiti che vengono chiesti ai quinti da parte di Massimiliano Allegri nel 3-5-2, e Chiesa non è un centravanti, e l'abbiamo visto anche nell'ultima stagione. E allora vi dico, oggi Pogba torna ad allenarsi. Pogba è il numero 10 della Juventus, Pogba è il giocatore secondo me più qualitativo all'interno della rosa della Juventus di oggi, perché non c'è più Di Maria e credo davvero che il giocatore con più qualità sia Paul Pogba. Pogba lì, Pogba
dietro la punta, non dietro le punte. È una soluzione che avevamo visto sempre con Pogba, sempre col 3-5-2, sempre alla Juve, ma non lo faceva Pogba quel rifinitore dietro la punta, lo faceva Claudio Marchisio. Stiamo parlando del secondo e del terzo anno con Antonio Conte, quando arriva Paul Pogba, a un certo punto Conte, anzi il secondo anno, perché non c'era ancora né Tevez né Llorente, per cercare di mettere insieme tutti e quattro i centrocampisti forti, che cosa fa? Centrocampo, una sorta di rombo nel 3-5-1-1, con Marchisio che va a fare il trequartista, Vidal sul centro-destra, Pogba sul centro-sinistra e Pirlo mediano. Davanti uno tra Vucinic e Matri, a rotazione. Non è il momento più spettacolare della Juventus di Conte, per quanto mi riguarda, perché poi erano partite sempre un po' chiuse, un po' sporche, che finivano con un gol di scarto. Poi l'anno dopo, con Tevez e Llorente, è cambiato un po' tutta la musica, l'orchestra è iniziato a suonare un altro tipo di melodia, si sono viste delle cose decisamente migliori, che sono poi culminate con la finale dei Champions, con Massimiliano Allegri in panchina, dove arriva Morata, va a formare insieme a Tevez e proprio con quel centrocampo a rombo, ma non più con Marchisio, ma con Vidal trequartista, quella che tuttora secondo me è la migliore Juve da quando si torna a vincere lo scudetto sino ad oggi, più di quella di Cardiff, più di quella di Ronaldo, che probabilmente potenzialmente era più forte ma ha dimostrato di meno. La prima Juve di Allegri, quella di Berlino, secondo me è la Juve più forte di tutte, con la BBC tranne Giorgio, purtroppo in finale infortunato, e un centrocampo a rombo in cui Pogba ancora non faceva il trequartista. Però oggi Pogba fisicamente non è più quel Pogba lì che da solo teneva in piedi un centrocampo, e banalmente in questa stagione l'abbiamo visto, quei pochi minuti a disposizione di Pogba era sempre quel giocatore in grado di crearti quel qualcosa in più, giocatore che tra le linee è fenomenale a giocare, perché Pogba tra le linee ha qualità, quantità e fantasia, non ha minuti nelle gambe. Io mai come in questo momento ho poco hype per Pogba, perché so che sarà molto complicato dargli continuità anche l'anno prossimo, perché non ci ha dato un ottimo biglietto da visita per quanto riguarda le sue condizioni nel suo ritorno alla Juventus. È tra virgolette virtualmente un nuovo acquisto, e chissà che magari Allegri non lo vada a considerare un vero e proprio attaccante, che possa pensare a Pogba negli attaccanti piuttosto che nei centrocampisti, e quindi piuttosto che andare a cercare un 10, quindi uno tra Berardi e Zaniolo per intenderci, la Juventus possa andare a cercare un centrocampista da inserire all'interno di quegli slot che rimangono vacanti. Quindi chissà, magari Pogba trasloca e va a riempire la casellina di Di Maria, si posiziona come attaccante. Però poi vi dico, Pogba e Vlahovic sulla carta funziona, sulla carta funziona, perché Pogba è un giocatore che può servire ottimi palloni a Vlahovic in profondità. Però spesso e volentieri abbiamo visto che cerchiamo di giocare sempre meno per via verticale diretta sull'attaccante, preferiamo sviluppare il gioco sugli esterni con il 3-5-2 e andare a mettere i palloni dentro, specialmente da sinistra, dove Kostic si è trasformato in Krostic in questa stagione. Quindi Pogba può essere numero 10 della Juve? Secondo me sì, però sarebbe anche un grave errore pensare di mettere tutta la nostra qualità, la nostra energia lì su Pogba, cioè non partendo dal presupposto di dire: ehi, Pogba centro nevralgico del progetto Juventus, è lui che ce la fa girare. Così come sarebbe una follia dire: ehi Roma, so che c'è una clausola di 15, non mi ricordo, 20 milioni per Dybala, te lo compriamo noi. Sarebbe una follia allucinante. Così come secondo me sarebbe illogico cedere Vlahovic per andare a prendere un giocatore con le stesse caratteristiche di Vlahovic, quando abbiamo visto che ad Allegri davanti serve più una boa, una torre, un giocatore che possa essere anche un po' più limitato nella realizzazione, che possa giocare più in maniera organica con la squadra e che possa garantire determinate cose, come dicevo prima, far salire la squadra, portare via un uomo in più, guadagnare un fallo. Quelle secondo me sono le caratteristiche che va ricercate nell'attaccante vice Vlahovic, erede di Vlahovic, qualora ci potesse essere eventualmente la cessione di Dusan Vlahovic. Sono tanti concetti, come dicevo prima, che si incastrano con quelle che sono le richieste che fa Allegri ai giocatori, e quello che ovviamente poi viene trasformato comunemente, secondo me, in un luogo comune terrificante con il "si gioca male", perché poi la bellezza è una roba soggettiva, deve essere una roba più efficace, e negli ultimi anni la Juventus semplicemente non è stata efficace. Per me la squadra migliore non è la più bella, è la squadra più efficace. Vedevo oggi, no, il gol di Higuain nel 4-3 della Juventus al Napoli. Non è proprio il gol del 4-3, ma è uno dei gol del 4-3, gli altri Danilo, non mi ricordo un altro, e ovviamente l'autogol di Koulibaly. Quel gol di Higuain è stato bellissimo,
riguardatevi un po' la struttura, si vedevano, era la seconda giornata di campionato, si vedevano già alcune linee guida dettate da Sarri, anzi da Martuscello, perché in quel momento c'era Martuscello in panchina. La squadra girava benissimo, però anche quella Juve di Sarri, con delle idee diverse rispetto a quelle di Allegri, è una squadra che comunque ha fatto fatica in campionato, in Champions League. Non dimentichiamoci che poi la Juventus vince il campionato per una sola posizione rispetto all'Inter, un solo punto rispetto all'Inter, anche se matematicamente l'aveva già vinto e poi ha mollato nelle ultime partite per preparare la Champions. Però è stata una Serie A, secondo me, poco convincente in generale, quella della Juve di Sarri, come è stata una Champions poco convincente. Quindi quando si parla di bellezza, io me ne ricordo tante partite belle, a maggior ragione quella giocata a San Siro proprio contro l'Inter di Antonio Conte. Partita meravigliosa, ci sono state delle azioni che hanno portato dei gol bellissimi, però non me la ricordo anche come una squadra poco efficace, squadra che secondo me poteva dare decisamente tanto di più. Quella di quest'anno invece è stata una squadra oggettivamente brutta da vedere ed è stata anche poco efficace in alcuni momenti della stagione. Poi ci sono state dei momenti, soprattutto in quel filotto di vittorie, cui sì, si vinceva, non si prendeva gol, ma ti dava sempre la sensazione che mancasse un centesimo per far l'euro, perché erano tutte partite sporche, tirate, che ci sta ogni tanto. Io sono dell'idea che 4, 5, 6, 7, arriviamo forse anche a 10 su 38 in Serie A, possono essere partite sporche, tirate, che magari finiscono anche una vittoria sporca e tirata. Però non deve diventare lo standard, perché nello standard la squadra deve essere efficace. E se la squadra deve essere efficace e sappiamo quelli che sono i dettami dell'allenatore, allora se decidi di andare avanti con quell'allenatore lì, hai due strade: o gli realizzi davvero quelle che sono le richieste a costo di fare anche dei sacrifici sul mercato. Traduco: Vlahovic non mi serve nel 3-5-2, così lo vendo. Chiesa non mi serve nel 3-5-2, lo vendo. Diversamente, se invece credi che la componente organica della tua squadra sia più importante dell'allenatore, che magari l'anno prossimo verrà cambiato, ora fai meno cambi possibile, non fai cessioni grosse, vai avanti con questo allenatore e con questa squadra qui, senza dover comprare nessuno, ma anche senza cedere nessuno. E quando l'anno prossimo deciderai di cambiare guida tecnica, al prossimo allenatore chiederai: come vuoi giocare? Questi ti piacciono? Perché se no finisce ancora che tra un anno vendiamo Vlahovic, adesso vendiamo Vlahovic e magari tra un anno diciamo serve uno come Vlahovic, magari vendiamo Bremer e servirà uno come Bremer, magari vendiamo Chiesa e servirà uno come Chiesa. Perché ragazzi, cioè, ricordiamoci sempre che poi ogni allenatore ha il suo modo di intendere il calcio. Allegri ha un modo unico e particolare. Io anche nell'Allegri 1.0 tante volte dicevo: non ho idea di come abbiamo vinto questa partita, avrei fatto il cambio inverso, una formazione completamente differente, eppure vinceva. È una squadra forte, dei giocatori forti, vedeva anche delle cose che io sinceramente non vedevo, delle linee che io non vedevo, e i risultati sono arrivati. Perché? Perché quella squadra era efficace. Poi secondo me ci sono state anche delle stagioni come la prima in cui si è giocato anche un bel calcio, e quello, ripeto, è sempre soggettivo. Però l'unica cosa costante nelle 5 stagioni di Allegri è stata l'efficacia dell'1.0, tranne nell'ultima. Secondo me l'ultima stagione è stata la stagione peggiore in assoluto, quella con Ronaldo, dove si doveva far meglio dal punto di vista dei risultati, si è fatto peggio, ma secondo me anche dal punto di vista proprio delle prestazioni e dei numeri finali. Se andiamo un po' a controllare anche i gol fatti, gli anni precedenti si sfiorava, si raggiungeva, si superava le 100 reti. Quella con Ronaldo si è segnato anche poco, e Ronaldo era un po' quello che andava a inglobare tutto. Le ultime due stagioni, neanche a parlarne, sono, secondo me, francamente inaccettabili per gli standard della Juventus e per gli standard di un allenatore che viene pagato così tanto per raggiungere risultati che non arrivano e delle prestazioni che non arrivano. Quindi, dato che mi aspetto molto più un Allegri vicino a quello del 2.0 che quello rispetto dell'1.0 in questa terza stagione, beh, in società devono proprio fare questo ragionamento. Credo in Massimiliano Allegri a tal punto da sacrificare dei giocatori per accontentare le richieste? Sì o no? Se sì, malincuore, cediamo quelli che hanno mercato ma che non servono. Se no, non vendo nessuno, non compro nessuno. Allegri, questa è la squadra, cerca di tirare fuori il ragno dal buco, ma vi dico che seguendo questa direzione qua, secondo me avremo una sorta di remake, horror terrificante di quelle che sono state le ultime due stagioni, ovviamente con la speranza, la volontà di sbagliarmi. Fatemi sapere un po' di considerazioni qui sotto nei commenti.